Spiacente, non possiamo prendere taxi, ma ho speso mio ultimo dollaro per biglietto aereo. Siamo arrivati in India? No. 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 Oh, aspetti. Adesso sì. Tony, Tony, sei il mio agente! Devi riuscire a fare qualcosa. Come può trattarsi dello stesso film se hanno cambiato il mio personaggio da un commesso nevrotico a un pompiere eschimese terrorizzato? Ah, però come spiegazione non è male. Hai detto lordo? Stiamo parlando di una percentuale sugli incassi, vero? Ok, più quella cifra mensile. Sì, ok, ascolta, prenotami un volo, affittami un igloo e di a quegli imbecilli del jet market che io me la squaglio, sono sparito, andato, ok? Che vuol dire? Devo dare un preavviso di 2 settimane? Brutto maledetto figlio! Incrostato! No, non tu, parlo del mio forno! Se sei calvo, sai batti le mani! Se sei calvo, sai batti le mani! Se sei calvo, sai, Cristiano! Non lo scorderai! Attenzione, passeggeri! Cena sarà servita in vagone di ristorante! Eccolo lì! Eccolo lì! Primo negozio gran convenienza nel mondo! Questo è tutt'altro che conveniente! Perché sputa su tutto quello che noi fa? Lui è benevolo e illuminato presidente e direttore generale dei Jet Market e nell'Ohio dei Stop Market. È a lui che devo richiedere il mio posto di lavoro. Venite avanti, figlioli. Potete rivolgermi 3 domande. Benissimo, io ho bisogno di fargliene solo una. Lei è davvero il capo dei market, Jet? Sì. Davvero? Sì. Lei? Sì. Spero che questo incontro vi abbia illuminati. Ma io devo... Grazie e arrivederci. Ma io... Grazie e arrivederci. Questo sì che è stato un mega fiasco. Ma lui è veramente il capo dei market jet. Non devi scusarti, Apu. La colpa è tua quanto mia, capisci? Ok, Apu, accetto le tue scuse.